Buonasera a tutti e a tutte e benvenuti e benvenute al quinto incontro per il ciclo Sintomi del Presente. Io sono Rolando Vitali, come sempre, e alla regia, come sempre, c'è Jacopo Chiaravalli, che saluto e ringrazio. Buonasera a tutti e a tutti, ciao Rolando, grazie Grazie. Dunque, dopo aver affrontato nella scorsa puntata i temi del diritto e del lavoro con il professor Preterossi da un lato e Alisa Del Re dall'altro. Questa volta andiamo a interrogare ancora un tema per un certo senso eccentrico rispetto alla disciplina filosofica in senso stretto. Come forse saprete, la parola chiave di oggi è mondo. Ed è un termine che potrebbe essere declinato in senso strettamente filosofico. Ma quello che oggi cercheremo di fare, trattando del tema mondo, sarà di considerarlo non in senso strettamente filosofico concettuale, ma o in quanto idea, o in quanto, diciamo, orizzonte, anche se in parte questi aspetti rientreranno, ma più che altro come insieme di problemi e di prospettive per un pensiero che si voglia confrontare con la politica, cioè con la realtà materiale e sociale del mondo che ci circonda, in continuità con, insomma, il tentativo che stiamo facendo con questa serie di incontri. Quindi, con la questione, diciamo, trattando della questione del mondo, vorremmo tematizzare la dimensione spaziale del pensiero e della politica. La crisi sanitaria, che, insomma, dalla quale stiamo faticosamente uscendo e che prelude ad altri orizzonti critici, che come sapete il primo termine della nostra serie è stato crisi proprio per questa ragione. Ora, questa crisi ha mostrato, a mio parere, in maniera molto evidente e ineludibile, fino a che punto l'integrazione, soprattutto dei mercati e dello scambio di merci e di capitali, che chiamiamo un po' genericamente con globalizzazione, implichi e abbia implicato la costruzione di uno spazio politico, sociale e umano, globale, all'interno del quale siamo veramente tutti interconnessi in una maniera che forse non, della quale forse non ci eravamo ancora pienamente resi conto. Infatti, molti dei problemi che diciamo, affliggono, che riguardano il nostro presente, hanno a che fare con la dimensione globale. Pensiamo alle migrazioni o alla questione climatica, ma entrambe le questioni potevano essere in qualche modo relegate in un altrove. La migrazione nel fuori, diciamo nell'esterno, un po' indeterminato, e la catastrofe climatica in un futuro indefinito. Poi naturalmente entrambi questi fenomeni ci riguardavano da vicino, ma la crisi sanitaria secondo me è stata particolarmente ineludibile per l'orizzonte di esperienza di noi tutti e tutte in questo presente, cioè ha riguardato immediatamente la nostra persona. Abbiamo scoperto come la nostra intimità, la nostra salute dipenda da quello che succede dall'altra parte del mondo. In questo senso, io vorrei introdurre la giornata, diciamo, la seduta di oggi, dicendo che forse l'emergenza ha reso più evidente e più ineludibile tutta una serie di rapporti e di questioni che sul piano simbolico della rappresentazione collettiva fino ad ora potevano in qualche modo, con difficoltà e con enormi problematicità sia dal punto di vista politico che umano e morale, essere relegate nel fuori. E per questo abbiamo scelto di tematizzare la questione del mondo rispetto alla crisi, all'emergenza davanti alla quale siamo tutti e tutte sottoposti. E per farlo, per trattare questo tema, che come avrete capito anche soltanto da queste brevissime battute introduttive, è estremamente complesso, riguarda vari livelli della nostra esperienza e delle categorie politiche che utilizziamo per capire la realtà. Per analizzare questo complesso di problemi abbiamo chiamato due ospiti che sono felice di presentarvi, e sono Sandro Mezzadra, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito, e Alessandro Aresu,
che altrettanto ringrazio per aver accettato il nostro invito. Io non voglio togliere spazio e tempo alle relazioni, quindi lascerei la parola al professor Mezzadra, che diciamo, farà la prima delle due relazioni. Il professor Mezzadra è professore associato di filosofia politica presso l'Università di Bologna. Si è occupato di autori classici del pensiero politico europeo e di storia delle scienze politiche, sociali e giuridiche, in particolare in ambito tedesco, ma anche in generale, e più recentemente, ma nemmeno troppo, si interessa di storia e di trasformazioni contemporanee, per esempio sul concetto di cittadinanza, del concetto di globalizzazione, di movimenti migratori, di studi postcoloniali. Uno dei testi che citerei, perché è un testo di riferimento sulla questione, che analizza le trasformazioni dei confini nell'epoca globale in cui ci troviamo, è il volume curato con Brett Nielsen, Confini e frontiere, uscito nel 2013, e la moltiplicazione del lavoro nel mondo globale. E mi fa piacere segnalare il volume recentemente uscito da pochissimo per Meltemi, Un mondo da guadagnare, per una teoria politica del presente, che forse proprio si occupa anche di quello di cui ci parlerà oggi. Lo ringrazio e gli cedo la parola. Grazie ancora. Grazie davvero per l'invito, sono felice di partecipare a questo ciclo di seminari e in particolare all'appuntamento che ha al suo centro niente meno che il mondo. Assumere il mondo come scala geografica fondamentale di riferimento per ogni riflessione sul presente, come io cerco di fare, non è di per sé qualcosa di particolarmente originale. Basti pensare al tema della Weltgeschichte, della storia del mondo in Hegel, o a quello delle religioni mondiali in Weber, per rimanere all'ambito tedesco di cui mi sono a lungo occupato. Ma credo che oggi pensare il mondo assuma un'urgenza particolare per via della sua presenza nelle scale più locali dell'azione sociale, economica, politica. È stato appena detto, la pandemia in cui stiamo vivendo ne è in fondo una dimostrazione. Oggi l'unità del mondo assume una evidenza incontestabile, ma, occorre subito aggiungere, l'unità del mondo non si produce nelle forme dell'omologazione, dell'appiattimento delle differenze e dello sfumare dei conflitti. Al contrario, vettori di indiscutibile omogeneizzazione si presentano combinati con processi di accentuata diversificazione, eterogeneizzazione, potremmo dire. E non paradossalmente, l'unità del mondo convive con l'incremento della frammentazione. Mentre appare certamente tramontata, in particolare di fronte all'ascesa della Cina, ma non soltanto, l'ipotesi del XXI secolo come nuovo secolo americano, e mentre i modelli di governance multilaterale appaiono in crisi, nessun nuovo ordine mondiale è alle viste. E vorrei qui presentare una prima tesi molto generale per la discussione. In questa situazione l'attenzione per la dimensione, che possiamo definire in termini molto generali geopolitica, per gli attriti, le tensioni e i conflitti che segnano
lo scenario mondiale, è essenziale per pensare anche la dimensione più locale, più micro della politica, così come del resto fattori interni, per così dire, giocano un ruolo essenziale nelle dinamiche politiche mondiali. È il caso delle rivolte delle ultime settimane negli Stati Uniti, su cui possiamo eventualmente tornare dopo. E questo rilievo strategico della dimensione geopolitica vale in particolare per chi pensa la politica nel segno della sintesi tra libertà e uguaglianza, per chi pensa radicalmente la politica nel segno della trasformazione. Questo ciclo di seminari è dedicato evidentemente alle sfide che la pandemia pone al pensiero. E cerchiamo di interrogare la pandemia anche dal punto di vista del tema di questo nostro incontro, dal punto di vista del concetto di mondo che la pandemia ci presenta. La circolazione del coronavirus è stata da una parte estremamente rapida e per così dire liscia. Ha colpito praticamente il mondo intero e ha determinato l'improvviso insorgere di una crisi globale, di una crisi mondiale. Dall'altra parte, tuttavia, la diffusione del virus è stata profondamente ineguale. Ha illuminato l'esistenza di una molteplicità di confini, sia tra paesi e regioni, sia al loro interno. Diseguaglianze profonde, con radici storiche di lungo periodo, nell'esperienza del colonialismo in particolare, hanno guidato la circolazione del virus in molte parti del mondo. Ad esempio negli Stati Uniti, dove gli afroamericani e i latinos hanno pagato il prezzo più alto, una circostanza che ha avuto un ruolo non marginale nelle rivolte delle ultime settimane. In Brasile, dove lo stesso è accaduto, accade alle popolazioni indigene, ma anche ai neri, ai poveri in generale, o in India, dove in particolare i lavoratori migranti sono stati duramente colpiti dalla pandemia e dalla sua gestione, i lavoratori migranti interni all'India. E torno a quello che dicevo poc'anzi, questa combinazione di omogeneità ed eterogeneità è per me caratteristica dei processi globali, del globale in quanto tale. Nel libro che è stato menzionato, Confini e frontiere, si intitola la traduzione italiana, preferisco il titolo originale Borderless Method, io e Brett Nilsson abbiamo assunto il confine, oltre che come oggetto di ricerca, anche come punto di vista epistemico a partire dal quale studiare appunto i processi globali. E da questo punto di vista abbiamo enfatizzato da una parte la realtà dei processi globali, sottoponendo a critica tuttavia l'immagine prevalente del globale come borderless world, mondo senza confini, come spazio niscio, nonché un intero linguaggio concettuale centrato attorno alla contrapposizione tra flussi, appunto globali, e luoghi, tendenzialmente locali. Il punto è, lo voglio ripetere,
che i processi globali sono indubbiamente caratterizzati da un alto livello di omogeneità per quel che riguarda le loro logiche, la loro assiomatica, si potrebbe dire, riprendendo un concetto da Gilles Deleuze e Félix Guattari. Ma quando questi processi toccano terra, sono costretti a fare i conti con una grande eterogeneità sotto il profilo sociale, economico, politico, e incrementano più di quanto non livellino questa eterogeneità. Questo dunque è, in poche battute, l'immagine del globale che vi propongo per la discussione. Uno dei modi attraverso cui negli ultimi anni ho cercato di studiare e descrivere i processi globali, le diverse forme assunte nel nostro tempo dall'unità del mondo, è stato concentrare l'attenzione sulla logistica. La logistica è un tema apparentemente tecnico che viene tuttavia studiato oggi in modi molto originali da geografi e urbanisti, scienziati sociali ed economisti, artisti e teorici politici. E dialogando con studiosi e attiviste, con studiose e attiviste in molte parti del mondo, ho cercato di fare emergere, attraverso l'analisi della logistica, quello che si può definire lo scheletro della globalizzazione capitalistica, composto di una rete fittissima di supply chains, catene di fornitura, zone speciali, corridoi, condotti, hub, porti, cavi terrestri e sottomarini. E ho sottolineato, anche qui insieme a molti altri, che questo scheletro della globalizzazione capitalistica si inscrive con una propria autonomia spaziale e anche giurisdizionale all'interno della geografia politica organizzata attorno alla norma nazionale e delle relazioni internazionali. Gli spazi logistici sono spazi del capitale e oggi gli spazi politici e gli spazi del capitale sembrano due sfere che dovrebbero essere articolate l'una con l'altra e che invece sono sempre più fuori sincronia. Non è un fenomeno assolutamente nuovo, ci sono sempre state delle frizioni, degli attriti, delle tensioni tra spazi del capitale e spazi politici, ma oggi questi attriti, queste frizioni, queste tensioni si presentano con un'intensità particolarmente forte. La sconnessione tra le due sfere, del resto, non è solo spaziale, ma anche temporale. Le linee di fornitura, trasporto e comunicazione, le reti interconnesse di comunicazione, le infrastrutture materiali e immateriali, le reti finanziarie e degli scambi che compongono gli spazi del capitale, costruiscono i propri tempi secondo criteri e standard che tendono a divenire sempre più autonomi dal mondo degli stati. L'ordine, o meglio il disordine mondiale, si sdoppia e i confini geopolitici faticano a trattenere, a incorporare, a disciplinare una spazialità economica il cui funzionamento a sua volta riproduce precise linee di demarcazione
e dispiega effetti di comando, di inclusione e di esclusione che investono la vita delle popolazioni. Gli spazi di cittadinanza che i confini dovrebbero perimetrare sono violentemente investiti da questi effetti e dall'intensificazione della diseguaglianza che a essi sono collegati. Anche in questo caso vi ho proposto una sintesi molto breve e anche schematica di un lungo lavoro di ricerca, da cui sono emerse delle ipotesi che devono tuttavia fare i conti con la specificità della congiuntura che stiamo vivendo. È necessario infatti sottolineare che la mega macchina logistica che ho molto sommariamente descritto è stata la prima a fermarsi con l'arrivo della pandemia. In un bell'articolo di un paio di settimane fa pubblicato sul New York Times, What Happened to the Great American Logistics Machine, David Segal ha descritto con grande efficacia lo sconcerto, il vero e proprio sbalordimento di fronte al rallentamento e in molti casi all'arresto della macchina logistica. Qualcosa di simile accadde dopo l'11 settembre. Oggi, in ogni caso, la sfida alla razionalità logistica sembra perfino più radicale e conseguentemente proliferano previsioni di una deglobalizzazione prossima avventura. Deglobalizzazione è una parola che nel dibattito di queste settimane è sempre legata a doppio filo al mondo della logistica, alle catene del valore, alle catene di fornitura che devono essere accorciate. Vi anticipo anche qui in modo secco la mia posizione per poterne poi eventualmente discutere. Il capitalismo contemporaneo, proprio per il suo radicamento all'interno della rete logistica che ho schematicamente descritto, non può che essere un capitalismo globale. Ma dobbiamo fare attenzione, capitalismo globale può significare molte cose, può rinviare a molteplici modalità di organizzazione spaziale e di mediazione politica. In particolare, il capitalismo globale può articolarsi e svilupparsi all'interno di processi di regionalizzazione. Processi di regionalizzazione che erano già in atto, sia pure, badate bene, in forme duramente conflittuali, ben prima della pandemia. Evidentemente uso il termine regionalizzazione facendo riferimento a spazi regionali che sono più ampi rispetto agli spazi nazionali. Mi pare in ogni caso che questa ipotesi, che attribuisce un significato particolarmente importante ai processi di regionalizzazione per la definizione del mondo dopo la pandemia, sia da prendere seriamente e da discutere. Concludo quindi dicendo due parole a questo proposito. Quando parlo di regionalizzazione, non mi riferisco a un processo
che possa essere ricondotto teoricamente alla categoria schmittiana di Carl Schmitt del pluralismo dei grandi spazi, né semplicemente alla proliferazione di organizzazioni regionali più o meno strettamente integrate, tema di cui si è discusso moltissimo tra gli anni 90 e gli anni 2000. Questo in particolare per il fatto che la sconnessione tra spazi del capitale e spazi politici che ho in precedenza ricordato, mi sembra definire una tendenza quantomeno di medio periodo. Nel medio periodo sono convinto che la sconnessione tra spazi del capitale e spazi politici resterà operativa. Parlando di regionalizzazione, mi riferisco piuttosto alla sovrapposizione di spazi operativi che tanto dal punto di vista economico quanto da quello giuridico e politico si distendono oltre gli spazi nazionali, ponendo inediti problemi di regolazione. Lo scontro tra Stati Uniti e Cina è certo cruciale da questo punto di vista, è certo cruciale dal punto di vista, diciamo, della forma che assumerà il mondo nei prossimi decenni. Non credo, tuttavia, che l'ordine, o meglio, ancora una volta, il disordine emergente del mondo possa organizzarsi in modo secco attorno a questo asse binario. A questo nuovo bipolarismo. Non credo che Asia e America Latina, per rimanere ai continenti in cui sono collocate le due potenze in conflitto, siano destinate ad allinearsi senza attriti a Stati Uniti e Cina. Credo anzi, allargando lo sguardo alla parte del mondo in cui viviamo, che da questo punto di vista una realistica analisi della congiuntura globale mostri ancora una volta che l'Europa è necessaria. Se poi sia anche possibile, è un'altra questione che vorrei lasciare alla nostra discussione. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie professore per il suo intervento, che pone numerose questioni che speriamo di avere il tempo di approfondire. Io presento adesso il nostro secondo ospite, che è Alessandro Aresu, che ringrazio e saluto per essere, insomma, per aver accettato il nostro invito. Alessandro Aresu è consigliere scientifico di LIMES ed è direttore scientifico della Scuola di Politiche, ed è stato anche consulente e consigliere di diverse istituzioni, quindi ha anche una veste, come dire, di tecnico in qualche modo, o comunque di consulente, è stato consulente per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, quindi insomma... E voglio segnalare per l'occasione, insomma, la sua ultima pubblicazione, uscita da poco per la nave di Teseo, Le potenze del capitalismo politico, Stati Uniti e Cina, che appunto affronta forse il tema a cui alludeva anche il professore in conclusione del suo intervento. Io gli lascio senz'altro la parola e lo ringrazio ancora. Eccomi, mi sentite, giusto?
Allora, grazie mille, grazie per questo invito. Sono molto contento di essere, anche se virtualmente, con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e di partecipare a questo ragionamento, a questo ciclo di incontri su sintomi del presente, sull'approfondimento dal punto di vista filosofico e non solo dello scenario in cui ci troviamo. È interessante discutere della parola mondo, appunto cercherò di farlo prevalentemente con un riferimento al mio lavoro uscito per la collana diretta da Massimo Cacciari e da Natalie Noirti per la nave di Teseo, come è stato ricordato. Mondo ci fa immediatamente pensare all'unità del mondo, alla riflessione, per esempio, presente in quel saggio di Carl Schmitt, in cui il giurista riteneva che l'unità può costituire un accrescimento tanto del bene quanto del male, perché anche l'impero di Satana è un'unità, e poi si confrontava con una concreta realtà politica che al suo tempo non offriva l'immagine di un'unità, ma quella di una dualità inquietante, scrive Schmitt. La dualità del mondo della guerra fredda, espressione guerra fredda che, come forse sapete, è presente nel nostro dibattito pubblico internazionale a livello giornalistico, ma anche a livello diplomatico e dei rapporti tra paesi, talvolta per descrivere, insomma, con delle notevoli differenze anche in termini impropri dal punto di vista storiografico, il confronto tra gli Stati Uniti e la Cina. Cioè, nonostante l'espressione guerra fredda, appunto, è adoperata anche da gli ufficiali degli Stati Uniti e della Cina, talvolta, nel descrivere alcune possibilità di evoluzione della situazione conflittuale attuale. Il ragionamento che cerco di svolgere anche nel testo che è stato citato, in particolare riprendendo e adattando il concetto di capitalismo politico, se volete anche una contestazione dell'unità del mondo attuale, nella quale inserisce un elemento problematico. Io cerco di partire nel ragionamento da una frase abbastanza significativa pronunciata dallo storica guida della Federal Reserve, Alan Greenspan, nel 2007. Greenspan, nel corso di una discussione sui cambiamenti della politica statunitense in occasione dell'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, afferma: siamo fortunati, grazie alla globalizzazione le decisioni politiche negli Stati Uniti sono state in gran parte sostituite dalle forze globali del mercato. A parte la sicurezza nazionale, non fa molta differenza chi sia il prossimo presidente, il mondo è governato dalle forze del mercato. Insomma, è notevole come affermazione. A parte la sicurezza nazionale, decidono tutti i mercati. I mercati governano il mondo, è detto in modo esplicito. In realtà il riduzionismo che applica Greenspan porta a, può essere considerato problematico se noi affrontiamo una considerazione realistica dei rapporti di forza della Cina, degli stessi Stati Uniti e del disordine globale, nel quale prolifera l'utilizzo di diversi strumenti, come l'uso politico del commercio, della finanza e della tecnologia, la partecipazione statale nelle imprese, che in termini temporanei e stabili è molto diffuso in numerose geografie, e più in generale i rapporti tra gli appalti burocratici e le aziende, per esempio il sistema degli appalti militari negli Stati Uniti, su cui già Galbraith scriveva, non so se possiamo parlare
a rigore di imprese veramente private, viste le loro fonti di finanziamento, ma poi da parte degli Stati Uniti, in particolare negli ultimi 20 anni, è stato costruito un apparato di sanzioni finanziarie che è il più rilevante, il più pervasivo al mondo, oltre che un insieme molto significativo di barriere agli investimenti esteri, di monitoraggio per gli investimenti, sulla base di considerazioni politiche, sulla base di considerazioni di sicurezza nazionale, anche a partire dal riscontro di queste situazioni, io cerco di mostrare in che modo l'intrusività della sicurezza nazionale nei processi economici e la stretta relazione tra apparati burocratici, deputati anche dell'esercizio della sicurezza nazionale o del suo orientamento e mercati, è un elemento determinante per la comprensione di entrambe le potenze. Potenze poi caratterizzate da due importanti burocrazie, quella degli Stati Uniti la potremmo definire una burocrazia armata, legata in particolare alla costruzione degli apparati militari e di sicurezza, mentre quella della Cina potremmo chiamarla la burocrazia celeste, riprendendo un'espressione del grande sinologo ungherese naturalizzato francese Étienne Bollache. La burocrazia celeste oggi coincide con il Partito Comunista Cinese, con i suoi 90 milioni di membri, i suoi complessi processi decisionali e anche di pervasività economica in un sistema che si definisce tuttora socialismo con caratteristiche cinesi. La burocrazia armata degli Stati Uniti, la burocrazia degli apparati militari di sicurezza è una realtà estremamente rilevante nel mondo in cui viviamo. Basti pensare all'estensione delle basi militari degli Stati Uniti, che sono centinaia, il fatto che il Pentagono sia il maggiore datore di lavoro al mondo con circa 3 milioni di dipendenti, il fatto che il Pentagono, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ancora una volta sia il maggiore investitore in ricerca e sviluppo al mondo con circa 100 miliardi di dollari di investimenti annui, superiori a quelli di qualunque impresa privata. Inoltre gli Stati Uniti sono il paese al mondo dove c'è la maggiore diffusione dell'accesso di informazioni classificate. Milioni di persone, a seconda di come lo contiamo, ma si tratta sempre di qualche milione di persone, hanno accesso a informazioni classificate. Dunque, i processi economici non sono, a mio avviso, disincarnati da questi processi burocratici e di sicurezza. Non vi è un mercato mondiale che possa prescindere da questo. Nelle questioni principali, nelle questioni decisive, per esempio, le aziende degli Stati Uniti non possono commerciare normalmente con delle aziende di telecomunicazioni cinesi. Attualmente e sempre più in futuro gli studenti cinesi, vado per sintesi e per flash, non possono recarsi in maniera ordinaria a studiare negli Stati Uniti, in particolare in alcune discipline, ma d'altra parte anche in altri sistemi. Insomma, una banca in Turchia non è semplicemente un istituto di credito, una industria petrolifera praticamente ovunque nel mondo non è semplicemente un'industria deputata al profitto. Poi c'è il tema delle telecomunicazioni, che ha molta rilevanza nel governo del mondo, nella rappresentazione del mondo, e sicuramente ha costituito un tentativo di governo del mondo da parte degli Stati Uniti.
Pensiamo a quella presentazione del 2011 dalla National Security Agency, che conosciamo anche attraverso la testimonianza di Edward Snowden, dove l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti descrive il suo manifesto come sniff it all, collect it all, know it all, process it all, exploit it all and partner it all. Quindi annusa tutto, colleziona tutto, conosci tutto, processa tutto, lavora su tutto più o meno con i partner. In questi termini è in fondo rilevante ancora per il mondo in cui viviamo, il mondo, diciamo il mondo pensato dagli Stati Uniti, il mondo dei cosiddetti cinque occhi, l'alleanza dello spionaggio chiamata Five Eyes, che comprende gli Stati Uniti, il Canada, la Gran Bretagna, l'Australia, la Nuova Zelanda, l'estensione dell'anglosfera attuale. Ma il governo del mondo è avversato da qualcuno, anche qui vado per sintesi, insomma soprattutto dai cinesi, nello spazio, nei sistemi di telecomunicazione, anche nella costruzione dei cosiddetti standard globali, un aspetto essenziale. La codificazione degli standard globali non è un processo disincarnato rispetto alle ambizioni delle potenze. Per esempio, nella storia di Huawei è molto rilevante il ruolo crescente che l'azienda ha giocato all'interno della International Telecommunication Union, fino ad acquisire appunto sempre maggiore influenza nei suoi processi, nei processi di governo della standardizzazione, e generare poi una reazione la quale dipende dall'equivalenza nella prospettiva degli Stati Uniti della propria sicurezza nazionale con il primato tecnologico in materia di telecomunicazioni. Quindi sono numerosi gli interventi dal punto di vista giuridico, dal punto di vista politico, dal punto di vista direi militare, utilizzando altri mezzi legati nel mondo a questo concetto di importanza e allargamento della sicurezza nazionale. Quando le potenze combattono, quando vi sono occasioni di crisi, la sicurezza nazionale diventa più evidente, diciamo il suo iceberg si mostra anche in superficie. E nel mondo dell'emergenza che cosa vediamo? Anche la stessa sicurezza nazionale acquista un carattere pandemico, pur se sul termine pandemia ovviamente potremmo esprimere delle riserve che effettivamente riguardano il fatto che questo processo non ha colpito né cronologicamente né per violenza i vari spazi del globo allo stesso modo, però è stata esercitata questa decisione di allargamento della sicurezza nazionale, per cui gli stati aumentano il numero e la quantità di settori, di industrie che definiscono come sicurezza nazionale. Questo si intersecano processi già in atto su procedimenti giuridici, su accrescimento delle sanzioni, su liste nere. La più recente è quella pubblicata da pochissimo tempo dal Pentagono, che comprende 20 aziende cinesi secondo una lista che era richiesta già da una legge del 1999. Nella pandemia una nuova considerazione delle filiere industriali e della sicurezza pubblica. La sicurezza nazionale tende per esempio a comprendere i ventilatori meccanici, volgarmente definiti respiratori, diciamo prodotti che sicuramente non suscitavano una particolare attenzione globale in altri contesti e che poi si sono scoperti assolutamente essenziali e coordinati rispetto
a una corsa per accaparrarseli da parte degli stati che ne avevano un bisogno vitale, poiché più o meno, poi a seconda dei riscontri attuali, la loro presenza poteva fare la differenza nelle situazioni più problematiche relative ai malati di Covid, le mascherine, naturalmente, gli investimenti biomedicali. Pensiamo alla vicenda di CureVac, un'azienda tedesca coinvolta nella corsa al vaccino attualmente. A marzo sembra che l'amministrazione Trump fosse intenzionata a comprarla. Questo è stato più o meno smentito, ma ha portato comunque al cambiamento dell'amministratore delegato dell'azienda, e il governo tedesco anche in un contesto di diversa considerazione da parte del governo tedesco rispetto al passato degli investimenti industriali dello Stato, ha acquisito una quota dell'impresa in vista della sua protezione durante la quotazione a New York. E, per tornare ad Alan Greenspan, anche nel suo caso lo stregone non riesce a dominare le forze che ha evocato, e in particolare la forza della sicurezza nazionale e del suo allargamento, che intersecandosi con il mondo del mercato nega e contraddice la sua esistenza come un unico mondo, pur mantenendo l'unico mondo in cui si svolgono questi processi. Scrive Massimo Cacciari nel suo ultimo libro: il mondo è uno, ma è composto di energie che si contraddicono e si combattono. E, riprendendo anche uno spunto precedente, quindi esiste una dualità nello scenario del mondo, appunto la dualità che fa riferimento a Washington e a Pechino. Sicuramente non si tratta di una dualità semplice, le arene della competizione sono molte, poi successivamente potremo anche tornare su questo. L'Europa è una di esse, e, diciamo, i paesi asiatici sono poi una pluralità che non guarda all'Asia di per sé, ma fatta di forti conflittualità interne in quell'area geografica, spesso delle conflittualità molto rilevanti anche in riferimento proprio alla potenza cinese e alla sua legittimazione, se facciamo riferimento anche alla cronaca recente, ma proprio al sistema problematico di alleanze della Cina. E, ci sono quindi questi mondi della sicurezza nazionale che si ritrovano e si contraddicono e si combattono all'interno di questi frammenti di mondo. Bene, mi fermerei qui e sono naturalmente lieto di proseguire la discussione. Grazie professore, allora voglio ricordare a chi ci segue che, come è già stato fatto in parte, è possibile lasciare delle domande nella chat dell'evento, e noi cercheremo di sottoporre alcune di queste. Inevitabilmente non potremo sottoporle tutte, ma cercheremo di riassumerle, di sottoporle ai nostri relatori. Io, prima di lasciare la parola a Jacopo per una domanda, farei una brevissima sintesi, perché mi sembra che, pur nella differenza anche significativa sia del punto di vista del metodo in qualche modo per certi versi, sia anche nel contenuto dei due interventi che abbiamo sentito, mi sembra che comunque emerga una consapevolezza che forse oggi è diventata scontata, ma che per molto tempo non lo è stata. Cioè il fatto che quello che chiamiamo globalizzazione, quello che chiamiamo ordine, intanto è stato definito da entrambi in maniera molto, come dire, senza quasi bisogno
di dover giustificare l'affermazione come un disordine, cioè un ordine decisamente al massimo metastabile, sicuramente non ordinato. E altrettanto uno spazio attraversato da sotterranee e non sotterranee conflittualità. Se insomma, nell'intervento del professor Mezzadra la conflittualità tra spazi politici e spazi del capitale emergeva in maniera particolarmente evidente e riguarda poi essenzialmente riguarda il lavoro vivo inteso in un senso più ampio possibile, cioè inteso anche come vita dei territori, vita della natura, vita dei luoghi e dinamiche del capitale, questi due spazi sono appunto non solo eterogenei ma conflittuali. E nell'intervento del professor Aresu emerge chiaramente come il rapporto tra economia e burocrazia e sicurezza nazionale non sia né un rapporto di reciproco disinteresse, ma anzi configuri uno spazio del mercato come spazio del conflitto, in questo caso tra potenze economiche che fanno capo a specifici blocchi geopolitici più o meno potenti. Quindi mi pare che il quadro che emerge è quello comunque di un campo globale attraversato dal conflitto. E questo mi sembra un dato non scontato, soprattutto perché appunto nella mia formazione politica, intellettuale e la narrazione quantomeno generica, anche un po' mainstream se vogliamo, del presente, guardava la globalizzazione se anche come uno spazio di conflitto, però come uno spazio in via di progressivo ordinamento. Poi diciamo che dal 2001 questo sogno è stato decisamente incrinato in maniera vie più evidente. E queste fratture forse hanno manifestato la struttura, lo scheletro, quello che in qualche modo era lo scheletro, come è stato definito da Mezzadra, riguardo la logistica. Io a questo punto lascerei la parola a Jacopo, se ha una domanda da porre ai nostri ospiti. Ma sì, via, lo sai che una domanda ce l'ho sempre. Contavo su di te. Grazie. È bello sapere che gente conta su di me. Allora, intanto, insomma, grazie ai nostri due ospiti per gli illuminanti interventi. Io volevo, come dire, ripartire da una questione che il professor Mezzadra ha già messo sul tavolo, chiamandola deglobalizzazione, per sollecitare lui ad approfondire il discorso e magari anche il professor Aresu a inserirlo in quella che è la sua visione complessiva. E cioè, proprio partendo dall'immediatezza, la pandemia, insomma, la situazione che abbiamo vissuto ha, da un lato, mostrato l'interdipendenza, diciamo, delle filiere del valore, cioè ha portato a emergere come le filiere del valore nazionale fossero dipendenti da quella che era una filiera mondiale, globale, complessiva, no? Mostrando in realtà una cosa che non è certamente un'invenzione del capitalismo novecentesco, ma che già per certi versi Marx aveva visto nel capitale, che rappresenta una delle caratteristiche fondamentali del capitalismo come tale, visto che ad esempio il processo di accumulazione originaria, il cosiddetto processo di accumulazione originaria, non sarebbe mai esistito senza un sistema schiavile, quindi potremmo dire che il capitale è già da sempre proiettato sull'universo mondo. E, tuttavia, dall'altra parte, quello che la pandemia ci ha mostrato è stata fatta vedere per sottrazione, cioè ci è stata fatta vedere cosa succede quando si interrompe la filiera globale. Quindi, da un lato, questo accentua un processo che è il processo di rilocalizzazione della produzione di lavoro vivo e anche ovviamente la circolazione del capitale, quindi del settore della logistica, a cui accennava il professor Mezzadra, e dall'altra parte costringe gli stati
ad assumere una politica che potremmo definire in maniera molto ampia come protezionista nei confronti del livello produttivo e delle sue sfere produttive, e anche a ricreare per certi versi degli assetti produttivi nazionali e fare a meno di quelle delocalizzazioni che in realtà da più di 40 anni sono stati uno degli strumenti più potenti della classe dirigente, della grande borghesia sia nazionale che internazionale, contro le lotte operaie o comunque le lotte dei diseredati di tutto il mondo. E, quindi volevo chiedere un attimo di riaffrontare questo punto, anche per capire se e come il capitale internazionale o il capitalismo politico, così come lo definisce il professor Aresu, sta sfruttando la pandemia per attuare questo processo, che è un processo di medio termine, forse, come diceva il professor Mezzadra, oppure se è un inconveniente all'interno della logica del capitale e quindi i grandi stati, le grandi potenze del capitalismo politico cercheranno in qualche modo di sviare questa logica, di evitare questo processo. Questa è un po' la questione su cui vorrei, insomma, sollecitarvi. Dunque, io andrei in ordine di intervento, se va bene per tutti, e quindi lascerei la parola al professor Mezzadra per una risposta e dopo al professor Aresu. Provo a essere sintetico, anche se le questioni sollevate sono questioni piuttosto complesse. Il capitale è naturalmente, Marx lo sapeva molto bene, un'astrazione. Per usare il suo lessico, il capitale complessivo si compone di innumerevoli frazioni. E le diverse frazioni di capitale hanno interessi non necessariamente coincidenti. Tant'è vero che la definizione di un interesse complessivo del capitale è un problema di grande rilievo anche nell'impianto della critica dell'economia politica di Marx. Io direi intanto che attori capitalistici che stanno chiaramente candidandosi a uscire come vincitori dalla crisi che stiamo vivendo sono attori capitalistici globali. Pensate alle piattaforme che tutti abbiamo utilizzato compulsivamente negli ultimi 3 mesi. Le azioni di Zoom hanno quintuplicato il loro valore nell'arco di 3 mesi. Questo è un sintomo che ci fa capire come ci sia una frazione di capitale, per continuare a usare il lessico marziano, destinata a uscire vincitrice dalla crisi, e non mi pare che sia una frazione di capitale particolarmente interessata al protezionismo, al blocco delle delocalizzazioni, al re-embedment delle operazioni economiche. Io personalmente, l'ho detto anche nel mio intervento, guardo con un certo scetticismo a queste retoriche della deglobalizzazione, che sono retoriche che assumono una immediata evidenza se si ha della globalizzazione un'immagine mitologica, totale apertura, terra piatta, circolazione senza limiti, eccetera, eccetera. Se della globalizzazione o dei processi globali si ha un'immagine un poco più realistica come quella che ho cercato di presentare nel mio intervento, beh, allora parlare di deglobalizzazione risulta più difficile. Il che non significa che la pandemia non abbia potenzialmente anche alcune delle conseguenze che Jacopo Chiodavalli ha
menzionato. Ecco, non credo che sarà la fine delle delocalizzazioni. Le delocalizzazioni hanno raggiunto da molto tempo un punto di non ritorno. Si potranno naturalmente determinare dei cambiamenti, ma non credo che l'architettura globale della produzione industriale possa essere riportata a prima dell'inizio delle delocalizzazioni. D'altro canto, altri attori capitalistici, altre frazioni di capitale, il capitale finanziario, non mi sembrano destinati a uscire sconfitti da questa crisi. E anche questi attori, anche il capitale finanziario, ha una razionalità, una logica operativa che è difficilmente riconducibile a protezionismo, blocco delle delocalizzazioni, deglobalizzazione. Un ultimo appunto molto breve sul tema che è stato richiamato del mercato mondiale in marzo. È un tema che mi sta molto a cuore, ho scritto molto sul concetto di mercato mondiale in marzo. Ritengo che sia un vero e proprio concetto quello di mercato mondiale in marzo. E certamente marzo sottolinea come non esista capitalismo senza mercato mondiale. Riconduce l'apertura del mercato mondiale alla conquista delle Americhe, all'inizio della tratta, però in qualche misura, proprio in quanto concetto, quello di mercato mondiale indica un'astrazione, ovvero il mercato mondiale, il concetto del mercato mondiale in Marx fa riferimento ad uno spazio che ha caratteristiche mondiali, ma che deve essere organizzato e viene organizzato storicamente in modi diversi. E a seconda del modo in cui il mercato mondiale viene organizzato, cambiano molte cose. Grazie per la risposta che a mio parere pone, come dire, apre a ulteriori domande che magari mi lascio per una ulteriore suggestione dopo. Io lascerei la parola a questo punto al professor Aresu per una replica. Grazie Rolando. Prima cosa, non chiamatemi professore perché non insegno all'università, anche se fa sempre piacere, l'università pubblica va sempre difesa. Ma sono d'accordo con la deglobalizzazione come mito, che corrisponde alla globalizzazione come mito. È chiaro lo scheletro militare che per me ha molto rilievo anche in considerazione del carattere marittimo della globalizzazione, del modo con cui si lega all'ascesa militare degli Stati Uniti, lo scambio, la successione, la traslazio, come vogliamo dirla, con l'impero britannico, lo scheletro tecnologico, insomma, da che abbiamo degli scheletri e anche delle teste, non siamo in presenza di ciò che è piatto. Anche le filiere hanno delle teste, peraltro, le aziende hanno una sede da qualche parte, poi ovviamente ci sono i loro procedimenti finanziari che corrispondono alle logiche che hanno di pagare meno tasse possibili, però è sempre rilevante il luogo in cui le aziende, soprattutto le grandi aziende, hanno una sede. Poi peraltro in certi posti non possono entrare, quindi incontrano dei divieti. Anche non tutti i fornitori sono uguali, quindi in una catena ha un significato in che punto ci si colloca, ha un significato anche nel momento dell'interruzione della catena e della filiera. E deglobalizzazione, reshoring, parole che in realtà sentiamo da un po' di tempo.
Ho fatto un po' di ricerche sull'utilizzo da parte, per esempio, dell'amministrazione Obama del termine reshoring. Caratterizzava moltissimo la retorica dell'amministrazione Obama nell'anno elettorale, il 2012. C'erano degli annunci che poi non hanno portato a niente di rilevante, quindi non vedo questo forte processo di rilocalizzazione. Dobbiamo confondere i due piani, ovvero gli Stati Uniti non vogliono che i cinesi siano autosufficienti nei semiconduttori, per esempio, e sono disposti a tutto affinché ciò non avvenga. Poi vedremo fino a che punto. Non dobbiamo confondere questo con l'interesse a una reale rilocalizzazione di alcuni processi. Possono essere utilizzati questi argomenti a livello politico, elettoralistico, ma ci sono dei grandi elementi di complessità anche che riguardano il mercato farmaceutico e biomedicale, per cui la ricostruzione di filiere, in particolare di filiere nazionali, è estremamente complessa. Ciò non vuol dire che tali filiere non possano essere in qualche modo terremotate, influenzate da tentativi di alleanze, per esempio insomma un po' il tentativo che già gli Stati Uniti hanno perseguito con la partnership commerciale del Pacifico, dalla quale poi si sono disingaggiati e che ora sta tornando, per esempio, col concetto di Economic Prosperity Network. Il punto essenziale è sempre cogliere nella debolezza della Repubblica Popolare Cinese il suo sistema di alleanze e utilizzare alcuni paesi che hanno un indubbio rilievo nelle catene globali del valore, penso al Giappone, alla Corea del Sud e al Vietnam, in ottica anticinese. Il capitale digitale in parte nella situazione attuale è suddiviso rispetto alle due potenze con diverse aziende. Facebook non opera in Cina, Amazon che è forse l'attore del capitale digitale più interessante, non ha bisogno del mercato cinese, anche se nel cloud ha una certa presenza, però bisogno di altri mercati sicuramente. E poi abbiamo questo fenomeno interessante delle società digitali che definirei impigliate tra Cina e gli Stati Uniti. Una casistica è quella stessa di Zoom, che si porta allo stigma di essere stato fondato da un cinese, presenta anche dei server nel territorio cinese e diciamo è interessata a mantenere una doppia identità. Per questo di recente ha cooptato un generale americano nel suo consiglio d'amministrazione. TikTok è una cosa che vale 140 miliardi attualmente, è posseduta da una società cinese che si chiama ByteDance. Quindi in questo caso i cinesi hanno fatto questa cosa, hanno diciamo creato una società madre che fa un prodotto per il mercato cinese che si chiama Douyin e un prodotto per il resto dei mercati che si chiama TikTok. Quindi loro nel momento in cui gli dici no, ma TikTok non è cinese, è il perché il prodotto cinese appunto è un altro, però dal mio punto di vista mostra una certa sofisticazione da parte di quella società digitale, su cui del resto stanno uscendo degli studi interessanti sul cammino di
digitalizzazione svolto dalla Cina, e sicuramente le imprese digitali cinesi non vogliono accontentarsi della gestione del loro pur molto rilevante mercato interno da questo punto di vista. Quindi appunto in questa vedo alla luce di queste considerazioni, molto più che un processo di globalizzazione, alcuni processi di conflittualità nei nervi e nelle zone scoperte anche relativamente alla penetrazione di questi capitali digitali in tensione. Grazie della, insomma, della ricca risposta e chiarificazione di, anche di quali sono poi alcuni dei segmenti specifici della conflittualità. A me pare che un elemento che emerge sia, sia a questo punto il fatto che sicuramente quando si parla di deglobalizzazione si è alla base di un fraintendimento, mi pare, cioè si confonde l'acuirsi, se vogliamo, o l'emersione particolarmente esplicita di conflittualità, di conflitti soprattutto tra spazi politici, spazi del capitale e anche tra capitali politici, e con l'idea di una fine della globalizzazione, appunto perché si parte dal presupposto di una globalizzazione come spazio, diciamo, liscio dei mercati, aderendo in qualche modo all'idealizzazione dei mercati che caratterizza per certi versi una certa lettura dell'economico, che comunque continua ad avere una certa rilevanza sul piano poi delle policies e delle decisioni politiche. Io vorrei a questo punto porre una domanda, una questione, cercherò di essere il più chiaro possibile perché non è affatto semplice da articolare, e riguarda la discronia, la scissione, il conflitto appunto a cui facevamo riferimento tra spazi politici e spazi capitalistici, e del tentativo di una loro articolazione, perché una questione che mi pare emerga da entrambi gli interventi è anche la mancanza in qualche modo di istituzioni capaci di in qualche modo regolare questo mercato. Io poi sarei, insomma, o di qualcuno parla di, per esempio, di repressione finanziaria per mitigare alcuni degli effetti che la finanza globale esercita sugli stati, ma questo è solo uno degli aspetti. Potremmo parlare di la creazione di standard di lavoro dignitoso a livello non semplicemente locale, statuale, nazionale. E quindi mi sembra che la questione, diciamo, dello scollamento tra spazi politici e spazi capitalistici sia molto significativa. E a questo proposito volevo intanto citare una delle questioni che sono emerse da parte di Salvatore Rigione, che si chiede se la burocrazia cinese in qualche modo possa diventare una burocrazia mondiale, se appunto l'organismo politico e capitalistico, cioè e anche di accumulazione, di valorizzazione, di fornitura di servizi per il capitale da parte della Cina può assumere una funzione politica più esplicita. Io a questa domanda associerei una domanda rispetto a uno dei punti che il professor Mezzadra accennava alla fine, riguardo la possibilità o la necessità costruire uno spazio politico europeo, perché una delle mie impressioni è che spesso rispetto al dibattito sull'Europa si confondano in maniera problematica, soprattutto per chiarire quelli che sono i problemi e quelli che possono essere le soluzioni a questi problemi, lo spazio politico europeo come spazio politico diversificato e anche in parte conflittuale, ma ineludibile, con le strutture dell'Unione Europea, cioè col tentativo dell'Unione Europea di costruire l'Unione Europea, che mi pare continui ad avere questa seconda infrastruttura, cioè l'Unione Europea,
molto più i caratteri di un'infrastruttura sostanzialmente capitalistica, cioè orientata a creare uno spazio di mercato regionale, rispetto invece al tentativo di organizzazione politica. Cioè mi sembra che anche da un punto di vista politico e giuridico, nel concetto di governance, questi due elementi siano sostanzialmente scissi all'interno della prassi e della costituzione istituzionale e giuridica dell'Unione Europea. E mi sembra che la loro unione, sì, cioè l'unione tra gli aspetti politici, diciamo, tra l'idea di costruire uno spazio politico auspicabilmente democratico all'interno del quale produrre diritto, produrre ordinamento, e lo spazio invece della gestione della governance, che riguarda fondamentalmente i processi di accumulazione, di scambio e di valorizzazione, siano uniti a livello soprattutto di narrazione, un po' come avviene per la globalizzazione quando la si considera uno spazio puramente economico o uno spazio liscio o uno spazio, diciamo, non abitato da conflitti. E quindi volevo un chiarimento su questa questione, cosa ne pensano i nostri due relatori e se in questo senso anche la Cina, quale può essere poi la funzione della Cina, perché anche in questo caso mi sembra che l'espansione economica della Cina sia molto prepotente, la sua espansione politica, dal mio punto di vista, non voglio stravolgere la domanda del signor Regione, però mi pare che da un punto di vista invece della capacità di espressione politica a livello globale, la Cina sia ancora molto deficitaria. E non so se sono stato chiaro, lo spero, e lascerei la parola ai nostri due relatori riproponendo l'ordine consueto, quindi dando per primo la parola al professor Mezzadra. Beh, i temi che ha posto adesso Rolando, riprendendo anche una domanda dalla diretta Facebook, sarebbero sufficienti per un paio di altri appuntamenti come questo. Rispondo quindi in modo necessariamente un po' frammentario, a spot. Tanto la questione cinese. È evidentemente molto importante studiare il lungo periodo storico della formazione, dello sviluppo, della trasformazione della burocrazia in Cina. Sono d'accordo con Alessandro Aresu su questo punto. Al tempo stesso però cercherei di evitare un'immagine troppo compatta della Cina. Cercherei di evitare l'immagine di una Cina completamente schiacciata dal peso della celeste burocrazia. E cercherei di guardare alle tensioni, alle contraddizioni che si aprono tanto nell'apparato statale, nella giuntura tra partito e Stato, quanto nel rapporto tra questo apparato e il mondo economico, quanto all'interno della società. La Cina ha una società che negli ultimi due, tre decenni è stata percorsa da lotte e movimenti particolarmente forti e importanti. Non è una società pacificata. Evidentemente oggi vive una transizione che per esempio è descritta molto bene nel libro di Simone
Pieranni, uscito da poco dalla terza, Red Mirror, una transizione segnata dalla effettiva ricerca di una posizione di leadership tecnologica mondiale. Dentro questa transizione, secondo me, occorre guardare con attenzione anche a quelli che sono i conflitti che si possono aprire. Non darei per scontata la direzione di questa transizione, cercherei di considerarla anche metodologicamente aperta. Sul problema che definivo nei termini del rapporto tra spazi politici e spazi del capitale, Rolando diceva delle cose che ponevano in primo piano la questione di interventi, diciamolo molto rapidamente, a tutela del lavoro. Beh, questi interventi sono possibili su diversi livelli e sono tendenzialmente sempre l'esito di lotte e insorgenze del lavoro. Ho letto nei giorni scorsi uno straordinario libro di un ricercatore cileno, Martín Arboleda, sul settore estrattivo in Cile in particolare, ma più in generale in America Latina. Un libro che si intitola Planetary Mine, miniera planetaria, che è estremamente istruttivo intanto per la capacità di descrivere l'intreccio tra interventi cinesi e interventi degli stati nazionali latinoamericani nel settore estrattivo. Ma poi è estremamente interessante anche perché mette in evidenza un insieme di conquiste che sono state realizzate dentro e attorno al settore estrattivo minerario in America Latina, a partire sempre da momenti di lotta e insorgenza del lavoro vivo. Terza e ultima questione che riprendo, lo spazio politico europeo. Conosco le posizioni di Alessandro Arezzu e devo dire che le considero una buona sfida per chi voglia provare a pensare uno spazio politico europeo. Rolando diceva che l'Unione Europea è un'infrastruttura capitalistica. Beh, ho capito, però questo vale per tutti gli stati nazionali in Europa negli ultimi due secoli, quantomeno. In Europa non mi risulta che il dominio del capitale come norma societaria sia stato messo in discussione negli ultimi anni. Evidentemente la UE è una infrastruttura capitalistica, così come, ripeto, lo sono e lo sono stati gli stati nazionali. Qui il discorso sarebbe davvero lungo. Io dicevo, concludendo il mio intervento, prima che l'Europa politica si mostra necessaria. E poi, con una formula dubitativa, mi chiedevo se oltre che necessaria è anche possibile. Bisognerebbe ragionare sulle condizioni di possibilità di un'Europa politica per cui valga la pena dibattersi. Io mi rendo conto di tutti gli aspetti dell'Unione Europea che la rendono da una parte poco simpatica e dall'altra parte poco attendibile nei suoi progetti di approfondimento dell'integrazione. E però, se ragioniamo di unione politica, quello che c'è in Europa è l'Unione Europea.
è difficile immaginare un'Europa politica al di fuori dell'Unione Europea. Il problema sarà dunque quello di trasformare radicalmente l'Unione Europea, e so benissimo che sono cose dette e ridette e che dovrebbero essere maggiormente specificate. Io sono convinto, anche per la mia formazione, le mie esperienze, che non si possa fare un'Europa politica senza un grande movimento europeo che ponga la questione della reinvenzione dello spazio europeo come spazio di libertà e di uguaglianza, come dico riprendendo il lavoro di Etienne Balibar. È vero che lo spazio europeo è stato a lungo definito dal welfare state, da forme specifiche di realizzazione del principio dello Stato sociale democratico. E quella storia è finita. Quella storia è finita. Credo che sia importante dirlo con grande chiarezza. E tuttavia, proprio l'esperienza della pandemia ci ripropone la centralità, quantomeno potenziale, di grandi, chiamiamoli beni comuni, la salute, l'istruzione, l'abitare. Ecco, attorno a questi temi è possibile costruire una forma specifica di organizzazione del capitalismo, perché di questo stiamo parlando in Europa. Io personalmente, quantomeno non lo escludo, penso che sia un terreno fondamentale di scontro politico e sociale. Senza un'integrazione politica, l'Europa resterà un campo di contesa, un campo aperto per le scorribande, se volete, tanto cinesi quanto americane. Ha concluso la sua risposta? No, solo per capire, perché hanno diviso lo schermo. Ok. Sì, beh, se vuole posso andare avanti molto a lungo. Come diceva, ci si potrebbe soffermare altri 2 o 3 episodi, forse 2 o 3 settimane di sedute su queste questioni. No, io la ringrazio molto per la risposta e lascio la parola al professor Aresu per una replica che è stata anche presa in considerazione direttamente. Sì, grazie. No, anzitutto, insomma, volevo ringraziare il professor Mazzada, che è stato un dialogo molto proficuo e, appunto, anche secondo me ci sarebbe bisogno di per altro tempo, ma non ce l'abbiamo, quindi dovrò andare di nuovo in estrema sintesi. Dunque, il concetto di mondo cinese è senz'altro diverso rispetto al nostro, anche il concetto di mondo del Partito Comunista Cinese. Nel 2049 che cosa punta il Partito Comunista Cinese? Diciamo al riconoscimento di questo centenario della Cina che si rialza. Il rialzarsi della Cina significa, diciamo, farsi una base militare in Polonia, per dirla insomma in modo un po' trashant, direi di no. E invece punta appunto a questa ricostituzione di un'idea della Cina dove all'interno c'è il Tibet, Xinjiang, Macao, Hong Kong, Taiwan in termini piuttosto uniformi. Questo naturalmente è una
una problematica notevole su cui poi la Cina cerca una legittimazione internazionale. Penso che questo desiderio di legittimazione per la costituzione della loro grande Cina sia più rilevante rispetto a un qualche desiderio di conquista, ma viene comunque da un paese nella cui autocoscienza c'è il concetto di centralità proprio dal punto di vista anche lessicale, linguistico. E naturalmente questo processo è sottoposto a numerose tensioni, sì, direi anch'io che non è lineare, poi dobbiamo anche considerare, diciamo che come è stato scritto, la Cina in un certo senso è la terra che ha fallito di fallire sul debito locale, sulle tensioni sociali, sulla supposta e smentita incapacità di quel sistema autoritario di produrre innovazione. Le sfide esistono ancora. Per ora il sistema cinese, anche per il terrore che prova il Partito Comunista Cinese di questo processo, non si è oligarchizzato come altri sistemi mondiali diversi dalla Federazione Russa, ha in parte gli stessi Stati Uniti, vivrà poi una sfida demografica molto importante, quindi no, diciamo, tante cose non sono scontate. Sicuramente, diciamo, quello che è accaduto negli ultimi 40 anni in Cina contribuisce a dare una forma, una tendenza nel mondo. Appunto, stiamo chiudendo, quindi anche l'appassionante questione dello spazio politico europeo non può essere svolta nella sua complessità. Ritengo anch'io che senza alcune modalità di integrazione il campo aperto delle scorribande è piuttosto inevitabile. Rilevo poi la difficoltà di questi processi di cui siamo tutti consapevoli. Noi abbiamo comunque pensato uno spazio politico dove ci sarà pace, dove vi è pace, talvolta anche non comprendendo l'importanza del conflitto nelle società democratiche. E abitiamo comunque un mondo dove il rilievo della capacità tecnologica e della capacità militare e la loro interconnessione nell'ambizione di alcune potenze sembra essere rendere totalmente miope il nostro ragionamento. Guardiamo cosa è successo in Libia, la guerra per procura è in corso in Libia. Insomma, poi noi possiamo essere anche un'infrastruttura di mercato integrata, ma poi ci rendiamo conto che se siamo mangiati da un lato o dall'altro da turchi ed emiratini, dalla loro sfrenata ambizione, utilizzo anche del capitale per questi obiettivi di ambizione militare e geopolitica, comunque faremo una brutta fine. Quindi tutte queste condizioni di possibilità e questo scenario problematico meritano la nostra riflessione e la nostra attenzione. Sono temi che invito tutti ad approfondire, in primis me stesso, e sicuramente questo vostro ciclo di incontri è stato molto utile anche da questo punto di vista, e spero che ne seguano degli altri, in particolare dal vivo. Faccio questo ultimo auspicio per noi, salutandovi. Grazie per i complimenti. E io avrei molte cose da dire, vorrei solo insomma aggiungere una questione, giusto per chiarire quello che intendevo dire con infrastruttura, però vabbè, forse si andrebbe veramente troppo in là. Diciamo che gli strumenti del diritto utilizzato mi sembrano molto prossimi al diritto commerciale tra soggetti, e in questo senso la mia domanda è se, insomma, favorisce
la creazione di spazi politici o contribuisce in qualche modo a frammentare, ma veramente qua si andrebbe oltre, e anzi mi scuso con i nostri relatori, che ringrazio entrambi per la loro pazienza e per la loro disponibilità, e mi scuso in parte con i nostri ascoltatori e anche con i nostri relatori per il fatto di non poter sviluppare queste questioni in maniera più approfondita. Questo nostro ciclo evidentemente vuole avere una funzione, diciamo, di stimolo. Naturalmente le questioni che abbiamo affrontato anche nelle scorse puntate e che affronteremo ancora nella prossima e ultima puntata giovedì prossimo sul tema scienza hanno sempre un carattere cursorio, cercano di tracciare delle linee di studio e di approfondimento inevitabilmente, perché le questioni sono complesse e non sempre ritengo, questo sono molto d'accordo con il professor Mezzadra, che senza un'attività, una prassi politica concreta delle persone e del lavoro vivo, qualunque processo politico è destinato a rimanere in qualche modo un processo di astrazione sulla vita delle persone. E questo è il mio auspicio, diciamo, anche rispetto alle sorti dell'Europa, che in qualche modo la capacità di partecipazione sociale e civile possa costruire uno spazio che non sia uno spazio effettivamente di sola governance, ma sia uno spazio propriamente politico. E resto convinto che, insomma, senza attività e senza, in parte anche senza insurrezione, questa cosa non può che rimanere un pio desiderio. E, spero di non aver aggiunto veramente troppi elementi con questa mia chiusura. Io saluto tutti i nostri ospiti, che ringrazio davvero grazie, un saluto a tutte e a tutti quelli che ci hanno seguito, a voi che avete organizzato questo bel ciclo, ad Alessandro Aresu, che spero di incontrare in un prossimo seminario dal vivo. Questo non è il primo episodio, diciamo, della serie che si chiude con un auspicio ad un incontro concreto, dove evidentemente anche i tempi non sono così contingentati e così violentemente restrittivi. Io vi ringrazio e vi saluto, do appuntamento ai nostri spettatori alla prossima settimana alle 18:30 con il professor Polettini e il professor Boncinelli, in cui tratteremo di un tema, diciamo, fondamentale per capire la dimensione della pandemia, che è il tema della scienza e del rapporto tra scienza, tecnologia, potere in parte e tutto il resto. Io vi saluto ancora, grazie di averci seguito e al prossimo giovedì. Grazie a tutti e a tutte.